Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Evidentemente perché il governo sente su di sé la responsabilità di aver scritto nel programma che c'è una riforma da fare e la vuole fare, ma io credo che non ci sia nulla di strano. Quello che è di strano è l'atteggiamento non sulla Costituzione più bella del mondo, ma della sinistra più ipocrita del mondo. Io lo voglio dire con chiarezza all'onorevole Picerno, no? Ma come si fa a dire... Fa piacere il sorriso. Come si fa a dire che non si fanno certe cose? Riesco ancora a sorridere nonostante le sciocchezze che spesso dice anche lei. Pensi un po'. Vada avanti. Mi dica. L'ho insultata io? L'ho insultata? No, mi fa piacere questo atteggiamento sempre un po' patriarcale di questa vostra destra. Mi fa piacere il sorriso. Ma insomma, stia sul merito se ci riesce, su, storace. Se mi fosse piaciuto il sorriso avrei rivangato vecchie gaffe sue. Non siamo qui a fare battutine, stiamo ragionando di politica. Quindi tornerà il confronto televisivo la Picerno. Ecco, allora. Prego. Grazie. Allora, voglio dire, cosa ha detto lei? La vostra autonomia è già un concetto un po' strano. Quell'autonomia, gliel'ha ricordato bene Molinari, sta in Costituzione. In una Costituzione approvata, in una riforma, lo ricordo bene, accadde 100 anni fa quando ero governatore del Lazio, 2005. Votai contro io, tra i governatori, perché è una riforma scritta male, approvata con 4 voti di maggioranza in Parlamento. La loro maggioranza, non la loro autonomia. Ha ragione, la è vero, loro maggioranza. Cosa è vero, e allora come si fa errore, a dire che adesso sbagliano? Se portano avanti un progetto, lo approvano in Consiglio dei Ministri, fanno 2000 consultazioni, perché anche questo è vero, lo portano ovviamente in Senato discuteranno. Cioè, anche l'unico dubbio che ho anch'io, qual è? Sa qual è? Quello sui LEP, se approvarli prima in Parlamento e poi no. Ma comunque c'è la garanzia dell'intesa necessaria e obbligatoria tra governo e regione. Sarebbero di prestazioni, lo dico a casa perché ci riguardano molto da vicino, nel senso che poi sono quelli che fanno sì che abbiamo dei servizi decenti o meno. Non capisce nessuno. No, ma era già stato detto prima che erano i livelli essenziali di prestazioni. No, vabbè, ma io faccio il mio lavoro. Allora, anche io cerco di fare il mio. Allora, non si può attaccare l'avversario perché fa le cose che hanno fatto loro. Io credo che questo sia molto ipocrita. Allora... si faccia ammenda su quel voto a 4 voti di maggioranza, in fine legislatura. Io ricordo tutto quel film, ma io credo che sia ipocrita dire certe cose. Ma guardi, allora, sugli errori commessi del passato ne abbiamo più volte parlate. Io penso che appunto ci siano state insomma anche delle... degli atteggiamenti anche da parte di alcune spesso anche dei governi del centrosinistra rispetto appunto al nostro mezzogiorno e al nostro meridione. Quindi lei sa che io da meridionale e da meridionalista non ho mai risparmiato critiche nemmeno a un certo atteggiamento che a un certo punto anche ricordo, le forze di centrosinistra, vabbè, io parlo per quello che ho sempre detto io, storace, le assicuro che non abbiamo mai risparmiato critiche quando è stato necessario esprimerle. Detto questo, come ho spiegato, il punto non è un disegno di autonomia che, sul quale possiamo anche ragionare, il punto è come si vuole fare questa autonomia targata Lega e Fratelli d'Italia. E questa autonomia targata a Lega e Fratelli d'Italia, che sul tema appunto livelli essenziali di prestazione, sul tema delle sanità... Secondo voi è pericolosa? Questo è il tema. È pericolosa perché finisce...